Stavamo parlando del costo degli affitti, che è uno degli argomenti più caldi della gente che si trasferisce, le persone vogliono sapere quanto costa pagare una casa in affitto. Mi stavi dicendo prima che, fuori onda, che avevi trovato un appartamento grande al Parco Urraca, che è una zona centralissima. Sì, è una bella zona. Bella zona. Sì. E a $1000 al mese, con 3 stanze, 4 bagni, un salotto bello grande, terrazzo, cucina anche bella grande, e tutto questo a $1000 con mobili inclusi. E piscina, due posti auto e al 17° piano. Con una vista panoramica? Sì, guarda. Era la parte sì, dentro, quindi diciamo che il mare si intravedeva, avevo più vista sul parco. Comunque, se uno cerca, ci sono anche un appartamento così grande con 3 camere, 4 bagni, palestra, piscina, tutto incluso, spese condominiali, gas, solo la luce. Era solo la luce. La parte tutto sommato. Non è male. Per essere una capitale, a Milano, Roma, spendi tutto. Esatto, io ero a Milano. E non c'è tutta quell'insicurezza che c'è adesso nelle città italiane, perché Panama, è vero che Panama è uno dei paesi più sicuri dell'America centrale o del continente americano, secondo te? E a mio avviso, devo dire, per la mia esperienza, devo dire di sì. Io inizialmente avevo un po', cioè, anche come donna, avevo un po' di paura magari a girare per Latino America, un paese latinoamericano, ma devo dire che sono molto tranquilla. Logicamente ci sono dei quartieri dove per meglio evitare. Non andare, però se uno sa dove può andare, cioè è veramente tranquillo, anche col cellulare, girare per le strade col cellulare o con gioielli, non mi è mai successo niente, proprio niente. Io lo posso dire anche con esperienze, essendo stata per diversi mesi in Colombia o in altri posti come Ecuador, e lì sentivo l'insicurezza, dove bisogna stare molto più attenti, anche le stesse persone mi dicevano di non uscire magari con gioielli d'oro, non tirar fuori il cellulare se si è magari per strada. Io lo consiglio anche qua, di stare comunque sempre, siamo in un paese in cui c'è anche povertà, per cui io ai miei amici che vengono in vacanza gli dico di andare in giro con Rolex, con l'orologio di valore che si vede, con collane d'oro vistose, perché è capitato anche ai miei amici quando la settimana scorsa che si sono trovati per sbaglio guidando a San Miguelito, credo, e si sono spaventati perché c'era gente che si rincorreva, che si tiravano oggetti. Quindi io arrivo anche da un'esperienza in Messico di 9 anni, il Messico non è sicuro come Panama, per cui ho già, diciamo, la paura, e cerco di dare i consigli più conservativi per evitare che poi uno mi dice: no Andrea, ma avevi detto che non succedeva niente, ma non ho rubato il telefono. Esatto, allora io su questo sono più cauto di non andare in giro con i gioielli, o almeno se non sei in una zona ben centrale, che uno conosce bene. Sì, no, verissimo, bisogna sapere comunque dove andare e quali sono, diciamo, le zone rosse. Ti sei già informata sui prezzi delle case? Ho guardato un po', diciamo che qui in media, da quello che ho visto, siamo su intorno ai 200.000, un appartamento in città, nelle zone, diciamo, come Paitigia, Bella Vista, siamo intorno a quelle cifre, sui 200. Di che dimensione l'appartamento? 100 metri quadrati. 100 metri, quindi su 2.000 al metro. Sì. 2.000 al metro. Sì. Paitiglia forse no, perché è più cara. Esatto, sì. Dai 200, in media 200, sì, 200 se no a salire. Paitiglia sono anche il doppio. Esatto, il doppio. Esattamente. Io devo dire che mi sono interessato, però non ho fatto una ricerca approfondita, perché tu vedi un annuncio a un prezzo, puoi anche offrire di meno. Sì. Il prezzo dell'annuncio non è il prezzo di acquisto dell'immobile. Ad esempio, l'appartamento che tu prima dicevi era una proposta di affitto a 1.200, e invece a 1.000 te lo davano. Sì. Stessa cosa per gli appartamenti in vendita: se chiedono 250.000, uno può offrire anche 230.000. Questo fa parte della contrattazione in qualsiasi posto del mondo. E invece, per i mezzi di trasporto, come ti trovi? I mezzi usi? Allora, giri con Uber, giri con taxi, giri in bicicletta, giri.
con i mezzi pubblici? Allora, io hai l'acquista personale? Principalmente uso Uber, soprattutto adesso che diciamo non sono più proprio nel centro della città, sono proprio più fuori, però prima che magari vivevo in Bella Vista o in via Spagna usavo anche la metro, mi è sembrata molto comoda, molto sicura, pulita, ben tenuta. Tra l'altro quindi... costa, è nuova, no? È nuova, non l'ho sì, mai presa, sì. A me è piaciuta moltissimo, cioè sono stata anche a Londra, a Milano, devo dire che è ben sì. Quanto costa il biglietto? Se non sbaglio era 35 centesimi di dollaro, e 30 centesimi per tratta, di euro per tratta. Esatto, e quindi costa mediamente 7-8 volte meno che in Italia. Sì, tipo a Milano mi sembra che siamo intorno ai 2 euro sì, credo, per tratta. Sì. Quindi sì. E... per chi invece volesse spostarsi con un mezzo proprio, quali sono i costi? Mezzo proprio. Perché qua la benzina sappiamo che costa 90 centesimi di euro, sì, tra 90 e un dollaro, 90 centesimi e un dollaro, che sono 90 centesimi di euro. Sì. Quindi spostarsi, ad esempio, io quando vado con la mia fidanzata a Buchete, sono quasi 500 km e l'autostrada non si paga e la benzina spendiamo 50 dollari per fare, sì, 500 km in Italia. Se vai da Milano a Roma sono 100 in più, però sì, spendi 200 euro sì, tra autostrada, sì, e benzina, sì. Quindi qui secondo me lo spostamento è molto più economico. Te cosa dici? Sì, anche secondo me, perché infatti la benzina essendo più economica e non essendoci diciamo dei pedaggi da pagare, soprattutto per esempio tutti gli stanzi da Panama a Boquete, allora si riducono. C'è l'autostrada che va a Colón e quella, se non sbaglio, costa sui 5 dollari, sono due tratti, paga uno con il cash e uno con il Panapass, sì, e dovrebbe essere meno di 5 dollari tutto compreso. Sì. Quindi il costo dello spostamento in auto è molto più basso che in Europa. Sì, sì, quello è sicuro, quello è sicuramente. Per la benzina e anche per, penso, no, i pedaggi, che non ci sono, sì, molto più bassi non ci sono, sì, e anche per il mantenimento dell'automobile. Qui un tagliando di un'automobile non costa come un pane. L'ho sì, fatto perché, okay, non avendo l'auto non posso dare queste risposte. Per un Forerunner Toyota, sì, per fare un cambio d'olio, quanto abbiamo speso? 80 dollari, può essere qualcosa del genere, 80-90 dollari. In Italia costa il doppio o il triplo. Sì, sì, no. Ok. Poi qua il bollo non si paga, qua c'è una tassa di proprietà che costa molto meno. Mentre per quanto riguarda la bicicletta, si usa qua? Poco, vero? Poco, perché non ci sono, diciamo, delle... soprattutto nel centro della città non è che ci sono delle piste ciclabili. Diciamo che ce n'è una che è la Cinta Costera, e dalla Cinta Costera si può arrivare dove siamo noi, a Amador, sì, che quindi là è ben collegato, però se no, se uno si vuole spostare nella città in bici, non è troppo consigliabile, perché... anche qua la guida è diversa, possiamo dire. Sì, non ci sono molte piste ciclabili, è l'esclusione del tratto che va da Balboa, diciamo da Via Italia, fino al Fish Market e poi continua, adesso hanno collegato l'ultimo pezzo e arriva fino al Causeway di Amador, sulle tre isole che sono in mezzo al mare, però c'è una strada che le comunica con la terraferma. E quindi si possono fare in bicicletta, sono una decina di chilometri, credo. 20, sì. Sì? 20, cioè se uno va fino a lei e poi torna indietro, siamo intorno a una 20 chilometri. Ah, andate ritorno, quindi 20 chilometri. Sì. Io l'avevo fatto pattinando una volta con un gruppo di pattinatori, sì. Proprio dalla fine della costa, della Cinta Costera, fino a Amador e ritorno, e quindi sul cellulare che mi calcolava le distanze, mi ha detto che erano 20 km. Esatto, sì, erano 20 km. Ok, passiamo alla seguente domanda che volevo fare a Caterina. Quanto è lo stipendio a Panama? Quanto guadagna un panameño che lavora? Allora, minimo, il salario minimo e uno medio. Sì, il salario minimo si aggira sui 750 dollari.
mentre il salario medio di un panameño possiamo dire che si aggira intorno ai 1.000-1.200 dollari. Okay. Quindi sì, questi sono i dati che io conosco. Quindi loro vivono con una media dal minimo 750, sì. Medio 1.200, quindi quello che guadagna tanto qui guadagna 2.000 dollari. Sì. Tranne il direttore di banca o l'amministratore, sì, delegato dell'azienda. Sì. Ok. Tu sei qua da 2 anni, quasi 2 anni. Nell'altra intervista che hai fatto a Rai International hai raccontato del fatto che c'è un accordo tra Italia e Panama. In che cosa consiste questo accordo? È un... In che cosa facilita agli italiani questo accordo? Sì, è praticamente un accordo di amicizia tra gli stati che agevola le persone che si vogliono spostare da uno stato all'altro a poter ottenere la residenza, diciamo, con un iter burocratico più semplice. Ad esempio, per gli italiani che vogliono venire qua devono o avere un permesso di lavoro, quindi un'azienda che direttamente gli offre un lavoro e quindi possono venire qua e farsi la residenza, oppure creare una società o un altro punto, avere delle quote societarie e azionarie all'interno di una società. Quindi queste sono le tre possibilità. E si ottiene la residenza in pochi mesi. Sì, in 6 mesi. Perché solo gli italiani, io faccio anche questo come, diciamo, passatempo, solo per gli italiani c'è questa possibilità di avere la residenza permanente in circa 3-4 mesi. Sì. Si fa la provvisoria in 4 giorni, sì, e dopo si aspetta il tempo della migrazione, per tutti i controlli, eccetera, eccetera, Interpol, e quando esce la risoluzione sul sito della migrazione si può venire a ritirare la residenza, di solito passano 3 mesi o 4 mesi. E la cittadinanza italiana è l'unica che ha questo vantaggio perché ha un accordo speciale del 1965. Cioè tu ovviamente non c'eri, però neanch'io c'ero, perché sono un po' più vecchio. E quindi è un accordo che ha più di 60 anni, quasi 60 anni. Permette solo agli italiani di avere la residenza permanente immediata. Gli altri europei, francesi, spagnoli, americani devono fare una residenza di 2 anni e poi rinnovarla, alcuni per altri 2 anni, altri direttamente per permanente, altri per altri 6 anni. Però devono ripagare tutti i costi. La residenza qui si ottiene abbastanza facilmente con un costo di circa 3.000 euro o 3.200 dollari. Poi a seconda ci sono varie tariffe. Quello che io consiglio a tutti è evitate di pagare consulenze a gente che vi propone la residenza, che magari dei siti, ho saputo oggi, neanche la settimana scorsa, c'è gente che ha pagato 800 dollari per un'ora di consulenza telefonica. Questo ve lo sconsiglio, e evitate di mandare soldi, troppi soldi in anticipo, perché sempre meglio pagare un acconto, fate la pratica di residenza e poi quando ricevete la residenza pagate il saldo, così siete più garantiti. Esatto. Questa è la mia esperienza. Sì, anch'io devo dire, io sono venuta qui e dopo qui ho iniziato tutto l'iter. Quindi sì, inizialmente sono venuta un po' come prova, sì, e poi... Tu in vacanza eri venuta? Sì, inizialmente sono venuta in vacanza, dopo sì, è venuta questa offerta lavorativa, quindi sono rimasta e quindi ho iniziato tutto l'iter per poter ottenere la residenza permanente e tutto, sì. Okay. Per in giro massimo 6 mesi uno ottiene la residenza definitiva. Sì, di solito meno. Sì. Di solito meno. Il mio avvocato mi ha detto, guarda, massimo sei mesi perché la residenza provvisoria dura 6 mesi, esatto, quindi è fatta apposta, esatto, per nell'attesa di ricevere quella permanente. Sì. E nelle modalità di residenza sceglietela bene, perché se decidete di fare con la società poi ogni anno ha un costo che va agente residente, tassa unica e il commercialista, che quindi vi costa circa dei 700 dollari all'anno in su. Se decidete di chiuderla vi costa 1.000 dollari, per cui pensateci bene su quale modalità usate per fare la residenza. Se volete dei consigli dopo chiedetemi. Tu hai qui svolgi un lavoro che ti sei portata dall'Italia, sì. Però ci sono dei lavori che sono delle categorie protette a Panama, quindi non tutti possono venire qua, trasferirsi e fare lo stesso lavoro che fanno in Italia, sì, perché ad esempio so che l'avvocato
lo può fare solo un panameño. È verissimo. Anche sì. Il dottore. Sì, anche io ho sentito così. Poi anche gli ingegneri. Anche gli ingegneri sono categorie protette e anche gli architetti. Bisogna informarsi prima di venire per vedere quali sono le... Se uno vuole venire qua a fare l'avvocato, a fare l'ingegnere, a fare l'architetto o l'infermiere, deve informarsi bene su quali sono le categorie protette per evitare di trovare sorprese. Però comunque io conosco anche ingegneri o architetti stranieri che magari lavorano con aziende di consulenza qui, dove sono qua che lavorano, però loro non possono firmare il progetto perché deve essere panameño. Quindi possono lavorare lo stesso, però non direttamente, ma tramite qualche altra firma, qualcuno che gli pone la firma. E per i medici ho sentito anche che comunque si può venire qui a lavorare, però devono fare un iter per poter approvare tutti i loro documenti, titoli di studio, o frequentare un anno in più di università. Queste sono cose che ho sentito dire, che mi hanno raccontato, quindi se qualcuno vuole maggiori informazioni, magari ci chiede e noi ci aggiorniamo. Tra l'altro qualche mese fa ho fatto un post, credo a gennaio, sulla conversione dei titoli di studio europei a Panama, mm-hmm. perché si possono convertire, mm-hmm. c'è da seguire un iter burocratico e si possono convertire, quindi se vi serve di questa informazione andate a vedere i post vecchi che lo trovate. Consiglieresti a un tuo amico di venire a vivere a Panama? Dopo 2 anni, ovviamente non è un tempo lunghissimo, però dopo il primo anno già uno si fa un'idea diversa, perché all'inizio quando tu arrivi a Panama tutto è bello, i grattacieli, i centri commerciali, il mare, poi col passare del tempo, dei mesi, inizi a girare, vedi anche dei lati, non solo i positivi ma anche i lati negativi. Adesso sono passati 2 anni. Ai tuoi amici che ti chiamano, sicuramente ce ne saranno tanti, ti chiedono: ah, ma voglio venire anch'io, cosa gli rispondi? Ma io dico, nel senso che se uno ha la possibilità di venire, io lo invito, cioè nel senso è un posto veramente bello, ricco, le persone, almeno io ho avuto la fortuna di trovare persone che mi hanno accolto molto bene, cioè sia stranieri, che ci sono molti stranieri qui a Panama, ma anche gli stessi panamensi. E però è importante anche sapersi adattare. Una persona va in un altro posto, in un'altra cultura, quindi deve avere questo senso di adattabilità. Non è come l'Italia, non ci sono ristoranti italiani dappertutto, quindi se sono persone che sono abituate a mangiare italiano, a vivere appieno la cultura italiana, devono rendersi conto. Devono adattarsi. Esatto. Sì. Quindi, ci sono ristoranti italiani, però non c'è la scelta che c'è in Italia, e a volte sono anche un pochettino cari. Esattamente. Quindi io, per la mia esperienza, io sì, lo consiglio, perché io mi sto trovando molto bene, mi piace la naturalezza che c'è, dal punto di vista paesaggistico, le isole, è uno stato, secondo me, poco conosciuto, però molto ricco, pieno di posti, luoghi che sono incontaminati sì. da scoprire. Sì, Panama, se non sbaglio, è il paese al mondo con la più grande percentuale di biodiversità. Adesso ci sono dei numeri. Ospita il 3,4% delle specie di anfibi e il 9% delle specie di uccelli di tutto il mondo. Una cosa incredibile. Qui vengono dal Canada, dagli Stati Uniti, da altre parti del mondo a fare bird watching, a vedere la naturalezza, gli animali, la biodiversità da tutto il mondo. Panama non è turisticamente non è sfruttata come Costa Rica. Quindi ci sono i pro e i contro. A volte io arrivo in posti dove vedo su Google Maps di trovare un ristorante, e se non arrivo il sabato o la domenica, non so, tipo Isla Grande, lo trovi chiuso. Quindi arrivo lì e non so dove mangiare. Per cui non è turisticamente avanzato, perché non hanno investito sul turismo, però questo ha permesso di mantenere la biodiversità. Poi ho partecipato a una gara che si chiama Ocean to Ocean in moto, che attraversa tutta Panama, dall'Oceano Atlantico all'Oceano Pacifico, di 3 giorni, e ho visto dei posti pazzeschi, bellissimi, montagne, fiumi, laghi, giungle, animali di tutti i tipi. Ho fatto un'esperienza bellissima e ho scoperto che Panama, se uno va nella parte dell'interior, quella che chiamano interior,
nella parte della dove c'è la giungla, dove sono i fiumi, è completamente selvaggia. E non ci sono predatori, non ci sono animali, a parte insomma, chiaramente se uno dorme di notte nella giungla deve stare attento magari con le zanzare, però potrebbe esserci qualche felino, però non è pericoloso, non ci sono leoni o tigri o elefanti, cioè non è come in Africa. Qui ci sono animali che possono essere il tapiro, la scimmia, il perezoso che è il bradipo, qui è pieno, e tanti altri. Capibara ci sono, nei fiumi a volte ci sono anche dei coccodrilli, però sono, di solito sono piccolini, e però ecco non si sente neanche la pericolosità attraversando questi luoghi che sono completamente immersi nella natura.